Questo video è sponsorizzato da NordVPN, rimanete con noi per saperne di più. Però non lo so, più figo il bianco. Potremmo usare questo per la coreografia e il décolleté che vuole Nadia per il parlato. Però è bianca. Nella puntata precedente di Vita da Drag mi sono ritrovato a Las Vegas, in un caratteristico negozio di scarpe alla ricerca di un modello che facesse al caso mio. In questo momento l'aiuto in videochiamata della mia stylist è fondamentale. News? Proviamo a chiamarla da un po' senza risposta. Ci sono ben 9 ore di differenza con l'ora italiana e certamente non aiutano. Non mi sta più rispondendo. Faccio una videochiamata. Facciamo una videochiamata. Ciao Nadia. Oh, ti vediamo. Ciao. Anche, ti sto inquadrando. Come stai? Bene, grazie. Allora, ti faccio vedere una cosa. Considera che quelli neri però hanno i lacci, i bianchi no. Ok, quelli neri. In realtà quelli neri sono quelli che mi piacciono meno. Queste nere per camminare, essendo leggermente più basse, sono più comode. Però queste bianche sono più fighe, mi stringono la caviglia, danno una certa forma al piede. Preferisco impegnarmi un po' di più per avere una camminata decente su uno stivale che mi piace, piuttosto che dovermi adattare. Anche perché comunque lo scopo della serie è l'impegno, l'immergersi completamente nella mentalità drag. Quindi no, non devo prendere scorciatoie. Nadia è una carissima amica. Ci siamo conosciuti grazie al lobby del cosplay, di cui lei è stata una delle star più affermate a livello internazionale. Ha proseguito la sua carriera come costumista e stylist e mi segue personalmente da alcuni anni. Non saprei come fare senza di lei e questa volta il suo aiuto è davvero cruciale. Se non ha un costo proibitivo io lo prenderei. Allora capiamo questo qua. Sono Nadia Baiardi, sono una stylist. In particolare sono la stylist proprio di Maurizio e collaboro con lui e The Best Blend da sempre. Size 12, right? 12, right. Ci siamo. Chi ben comincia a metà dell'opera. La Nadia stylist avrebbe voluto una décolleté, perché comunque slancia di più la gamba e tutto quanto. La Nadia stylist di Maurizio e amica di Maurizio invece aveva capito che in quel momento Maurizio aveva bisogno degli stivali, perché gli stivali ti danno più sicurezza, ti tengono ferma la caviglia. L'idea era un po' quella di farti iniziare sicuramente tutto coperto. Già ti propongo subito un mantello con il cappuccio, un po' tutto coperto, che non sveli subito come tu sia vestito. Vita da Assassin's Creed. Mauri lo conosco da 20 anni, quindi la mia preoccupazione principale non era tanto il mio di lavoro, ma il fatto che lui si sentisse a proprio agio. Non penso ci sia qualcosa che possa mettermi a disagio se non il terrore di cadere dai tacchi. Per il resto, raga, Nadia lo sa, l'ha fatto più di me, ho fatto cosplay per 10 anni, che andavo in giro per le città vestito da qualunque cosa. Volevo che nel momento in cui lui si vedesse poi allo specchio si sentisse bene. E poi volevo creare un abito un po' a sorpresa, cioè la mia idea è quella di un abito sotto un po' a body e poi costruirci sopra invece una gonna abbastanza pomposa, abbastanza importante, che tu potrai decidere se toglierlo o meno a seconda della tua confidence. Sgonno. Sì. Esatto. Ti mostro il mio bozzetto. Ok, oh. Questa sono io. E l'idea è, papam, parti con la gonna. Ok, mille, così grande. Molto ampia, mazza. Sì. È molto figo, mi piace molto, anche perché a me piace il blu. All'inizio io avevo delle idee completamente diverse, solo che poi appunto alla fine abbiamo dovuto trovare dei compromessi perché le tempistiche erano molto corte. Eviterei un abito a sirena, soprattutto in questo momento. Perché se c'è un merluzzo se mi fai l'abito a sirena. L'abito a sirena potrebbe darti qualche difficoltà. Facciamo qualcosa di più largo che ti permette che di muoverti. Esatto, che mi permette di stare a mio agio. Questa era una mia premura, cioè avere la possibilità di avere libertà alle gambe per muovermi. Me la fai rivedere con la gonna di tulle? Beh, bella pomposa. Il fatto che esce la coscia e c'è proprio uno spacco nella costruzione della gonna. Sì, l'idea è quella di farti uno spacco, uno perché poi comunque ti aiuta poi a toglierla, perché sarà con certo un meccanismo di clip. Ah, e okay. Poi per evitare che tu ci vada a incispicare. Esatto. Finora ci siamo concentrati solo sul costume, ma per creare una grande drag queen il trucco è un altro elemento fondamentale che va pianificato in anticipo. Ho cominciato 22 anni fa, nel 2001,
facevo tutto da solo. Non avevo internet, non avevo il computer, non avevo mai visto uno spettacolo drag in vita mia, né dal vivo né in televisione. E andando a istinto facevo dei disastri. Hai presente quando svieni con la faccia in un piatto di glitter? Uguale. Boom. Pronto, truccato. Un mostro. No, allora, la prima volta che mi sono truccato da solo ero un mostro. Quando mi hanno truccato da una makeup artist ero già decente e non mi riconoscevo. Ed è stato divertente, ma allo stesso tempo mi ha fatto riflettere, nel senso che con tutto quel trucco, tutto quell'eccesso, riuscivo a cacciare una parte di me differente, perché solitamente sono una persona molto timida, molto introversa, e invece appena ho messo le ciglia finte, un personaggio diverso proprio. Avendo scelto di fare del drag la mia professione, la mia vita, ho dovuto imparare. Come in tutti i lavori, no? Puoi studiare, impegnarti se vuoi arrivare ad un certo livello. Io sicuramente il tempo per imparare non ce l'ho, quindi ho bisogno della persona giusta, con la necessaria esperienza nel mondo drag, che possa creare il make-up perfetto per me. Sono stato davvero fortunato a trovare un artista eccezionale che abbracciasse il progetto e fosse disposto ad aiutarmi. Io sono Roberto Gilardoni, in arte Lady B. Sono un truccatore, freelance e una drag queen performer. Perché metto le virgolette nel termine drag? Perché io in realtà non mi definisco una vera e propria drag. Io mi definisco più un performer visivo. La mia arte è quello che tu vedi, fine. È un ibrido tra una drag queen, dei quadri, dei personaggi di fantascienza. Io cerco sempre di più di entrare in quello che era la mia cultura di base, quindi tanta letteratura, per trasformarla in quello che è adesso la mia arte. Devi capire che cosa vuoi essere o chi vuoi essere, perché una delle cose fondamentali per chi si approccia al mondo drag è capire che cosa si vuole rappresentare. Voglio essere, nel mio ideale, una mangiauomini. Una femme fatale. Quindi. Una femme fatale, esatto. Beh, ma vuoi un sensuale magari con uno stile più retro? Una sensuale proprio femme fatale, volgarmente un putain tour? No, ecco, una femme fatale ma non volgare. Ok, quindi magari con dei richiami a qualcosa magari di un po' più vintage. Sì, sì. Ok, sì. Perfetto. Le mie prime tre drag reference sono state in primis Jeffree Star. La morte per me, meraviglioso. RuPaul ovviamente, e vabbè, quella da cui penso si siano ispirati una caterva di drag, Raven. A livello proprio di immagine è leggenda. It's the new winning. Io ti ho preparato tutta una serie di personaggi storici del nostro mondo drag, a partire, vabbè, dall'iconica Miss Fame, da cui molti prendono ispirazione, perché comunque è un make-up molto femminile, molto femme fatale, sia col sopracciglio classico, sia col sopracciglio sottile, quindi molto più vintage, sia con Ghost Brow, che quindi vedi il punto luce sotto il sopracciglio, ma effettivamente le sopracciglia non ci sono. È un sottacciglio, non è un sopracciglio, perché... Ciao tesoro. Ciao, telecamera. La tua faccia quando è partito il suo. Hai voluto tu farla travestita? Ha una struttura ossea molto simile alla mia, quindi mi piacerebbe fare un'impostazione un po' simile alla mia su tanti aspetti, però dargli una sfumatura sua, proprio renderlo, chiamiamolo così, unico anche lui, un gioiello unico. Come ogni drag dovrebbe essere. Ho messo dentro alcuni miei lavori con un'impostazione simile, quindi sopracciglio sottile, bella allungata, che scende un po'. Anche perché io ho gli occhi un po' piangenti. Più che piangenti, in realtà hai l'asse interno e esterno molto sullo stesso piano, quindi è molto flat. Quindi bisogna abbassare tanto qua e tirare qui. Senza neanche verticalizzare. E tanto vai tranquillo che coi tiranti il tuo occhio sale. Preparati, io ti tiro come un tamburo. Col make-up puoi arrivare a fare di tutto. L'arte drag ti permette ciò, il make-up ti permette ciò, e lo stiamo sottovalutando, molti lo sottovalutano, dicono è solo per addolcire il mio viso, è solo per no, puoi diventare un'altra persona! Questi sono i lifting istantanei, questi sono per togliermi almeno 6-7 anni. Cioè, se ora ne dimostro per esempio 26, quando tireremo questi che sono i famosi tiranti, ne dimostrerò 19.
Ma lo voglio anch'io. Macarena. Ho matrizzato l'occhio. Oddio, non ho mai avuto gli occhi così aperti. Com'è la sensazione? Vedo troppo. Vedo troppo. Questo è necessario, anche perché il make-up drag è talmente pesante che appesantisce un po' la pelle, quindi in video, per esempio, ti può un po' invecchiare. Devi un po' innanzitutto annullare quella che è la tua fisionomia. Io non c'ho un viso proprio femminile, non c'ho un nasino proprio alla francese, ho la mascella larga, quindi bisogna poi capire come ammorbidire la mascella, come alzare un po' il nasino con il famoso contouring, e sono tutti i trucchi del mestiere. I miei calzini li levo per forza. Mariano ha molti tatuaggi. Sì. La scelta di coprire o non coprire i tatuaggi, c'è un modo particolare? C'è un... Allora, per coprirli io utilizzo questo tipo di microrete. La scelta di coprire i tatuaggi in realtà è soggettiva. Okay. Tu ne hai. Ci sono tantissime drag che sono tatuate quanto me o forse più di me. Ok. E li fanno vedere. Certo, perché magari fanno parte del... Fa parte del personaggio. Certo. Io in alcuni casi li copro. Quelli sulle gambe, per esempio, si vedono sempre. Hanno anche una certa estetica per lo spettacolo, quelli lì. In realtà tutti i miei tatuaggi, okay, sono tutti simmetrici e sono tutti disegnati per dare un'armonia, un'armonia al corpo. E quindi li mostro anche molto volentieri. Okay. Trovare quello che fa al caso mio, cercando di creare questo personaggio così diverso da me, ha richiesto ore e ore di ricerche online. Proprio come quando, ad esempio, si cerca di organizzare una vacanza. Eh sì, ragazzi, vista la stagione, direi che è il momento di iniziare a pensarci. E voglio darvi qualche consiglio per risparmiare. Come? Se volete prenotare dei voli durante i giorni che in Italia sono festivi, vista l'alta domanda, i prezzi saranno più alti del normale. Ma... se geolocalizzate la vostra connessione in un paese in cui quei giorni non lo sono, troverete sicuramente delle tariffe più basse. Ora mi dite, come si fa? È facile, ragazzi. Basta usare NordVPN, che con un'app semplice e veloce da installare su qualsiasi dispositivo vi permette di geolocalizzarvi in oltre 5600 server sicuri in tutto il mondo. E così potrete risparmiare un bel po', non solo sui voli ma anche sugli hotel. E quando sarete spaparanzati in spiaggia in un paese esotico, potrete usare le altre funzionalità del servizio per mantenere al sicuro i vostri dati quando vi connetterete a wifi pubblico, e anche utilizzare le piattaforme e i servizi italiani a cui siete abituati, proprio come se foste a casa vostra. Inoltre NordVPN garantisce le migliori prestazioni sul territorio, adesso anche al centro e al sud Italia, grazie ai nuovi server fisici inaugurati a Roma, che vanno ad affiancarsi a quelli di Milano. E usando il link nordvpn.com/Merluz avrete un mese in regalo se acquistate il piano biennale, e ricordate che con un singolo account potete proteggere fino a 6 dispositivi. Vi lascio tutte le info in descrizione. E c'è una cosa che io vorrei capire, perché sembra sparire magicamente nel nulla. Dunque. Quando in realtà c'è. Visto che tu guardi Drag Race, le mie ragazze le chiamo scoiattoline. Perché? Perché la coda. Perché mettono le ghiande di lato. Perché nascondono le noccioline. Sì, ecco. E quindi noi drag nascondiamo le nostre noccioline con la famosa arte del tucking. E già la parola incute terrore. Sì. Ripeti con me: tucking. Tucking. No, no, che sta cosa muscia, no. Okay. Tucking. Ah. Per fare tutto ciò si utilizza del nastro adesivo. Questo è il nastro per il tucking. Sembrano i tape per le contratture muscolari. Esattamente. Questo è ad elastico. Tira. Questo. Ecco, vedi? E là. Tu fai... Faccio... E fai... Sì. Ma tutto? Cioè, nel senso, prendi tutto proprio. Sì. Tu non appoggi su. No, amore, no. Che appoggi su? C'è prima da fare un lavoro, diciamo, di sollevamento. Ok. Bisogna far risalire le noccioline, i testicoli. Poi
tra le gambe. Sì. E poi questo. E che va fino a... Esatto. Se tu prima di fare questo non fai risalire i tessuti, ti fa se male. Se ne vanno di lato. Esatto, destra e sinistra. Fai l'elefante che è ricchi e la proboscide. Non è mai capitato di far salire. Mi sono messa a posto qui. No, non sentire questa che allora, dovrà no, essere aspetta, più femmina, lo fa male. Mi è capitato, ma involontariamente e no, cioè fa male. Certo, sono a livello anatomico ricordiamo che abbiamo una rientranza all'interno della nostra la parte pubblica, quindi i testicoli rientrano tranquillamente vabbè, dentro. Basta vabbè. Prendere una mutanda contenitiva delle vecchie con due tagli al di sotto e ti posso garantire che il cazzo non si vede neanche. Ma noi possiamo ovviare a tutto ciò mettendo un abito lungo. Bravo. Ma, ecco, utilizzando soprattutto piume, volà, frange, tutto ciò okay. che crea movimento lì okay. davanti. Bisogna in ogni caso costringerlo un pochino. Certo. Utilizzeremo delle mutande contenitive immagino, così via, okay. ma non ti costringerò a fare il tucking la prima volta che sarai drag. Non lo farò, sono buono. Un po' ecco. Possiamo fare una pausa? Devo tamponare. Ma Rai in Boder avrà un abito attilato? No, ancora non lo so. Allora ti consigliamo un che bello. Ha parlato la ballerina che non sa. La mia idea era quella proprio di non lasciarti completamente in body, proprio per evitare di avere il merluzzo in bella vista. Bellissima questa cosa che io e lui siamo rimasti così tutto il tempo. Ci stiamo facendo tutta la chiacchierata così. Oddio. Aspetta, provo una cosa, eh. Oddio. Oh Gesù. Oddio, che senso. C'è il pacco vuoto del boxer. Bene. Come ti vedi? Sembra una salsiccia. Noi uomini abbiamo una corporatura diversa rispetto alle donne. Cioè il busto è più lungo, siamo formati in modo diverso. Quindi prendere un vestito da donna e mettertelo addosso mi arriva qua il giro vita. Cioè. Dovremmo anche andare un po' a modificare le tue forme fisiche, quindi dovrai... Sono una donna in tutto. Dovrai assolutamente indossare un corsetto. Tu hai la vita molto stretta, ma dobbiamo renderla ancora più stretta. Figo. Butta dentro aria in modo tale okay. che quando te lo stringono al massimo hai, tra virgolette, un due dita che ti possono passare e non ti fanno dare quella sensazione di... Vedi già se riesci a chiuderlo. Ma va che professionista. Oh Gesù. Scusa. Vai. Non è tanto la vita ma quanto il ginocchio che mi hai appoggiato sull'asso sacro per fare perno. Lo so. Vuoi stringere ancora? Perché ho detto... Poverino, mi faceva una pena perché per il momento in cui andavamo a toglierlo aveva i solchi delle stecche, perché comunque portare un corsetto non è una cosa proprio così semplice e bella. Infatti lui è stato bravissimo, io ero anche preoccupata. Oddio, che abbia fatto? Sono sparito, Dio santo. Non è facile per una persona che non è assolutamente abituata a avere le calze, avere i collante che ti stringono, essere compresso nelle parti intime, avere questi corsetti che ti tolgono il fiato. E quindi ero preoccupata del fatto che lui a un certo punto mi guardasse e mi dicesse no. Abbiamo iniziato circa alle 3. Sono le 4 meno un quarto, in 45 minuti abbiamo fatto tiraggio cranio, cancellazione basette, cancellazione sopracciglia. La ricerca, soprattutto per personaggi come noi, è fondamentale. Non voglio essere una copia, questo è il mio punto di partenza, ora lo sviluppo su quello che è il mio punto di vista. La mia idea era di fare queste linee molto così, l'eyeliner pulito, far partire questa piega molto alta che si chiudeva così. Questa parte qua volevo mantenerla blu, che con l'eyeliner si sfumava, però mantenere il blu predominante. Il certo. complementare del blu è l'arancione. E lasciare poi il blu là con tutti i brillantini eccetera eccetera. L'occhio ha preso una forma molto interessante. Mm-mm. E adesso devi mettere questo. Come cazzo lo metti? 3, 2, 1... Questo a che serve? Per dare più o meno uniformità. A Maurizio sono stati dati tutti gli strumenti e poi lui ha scelto cosa usare o cosa no. Li mettete? Vediamo. Ecco, ora la mia immagine... Ora mi dà un po' fastidio. Non è la percezione del mio corpo che ho o che sono abituato ad avere.
Oh, c'entra davvero. Questo che non solo, ti è anche largo. Mi è largo. Sai che a me ste tette finte non si vedono neanche. Per quanto riguarda il seno, lui ha preferito non averlo e io ero assolutamente d'accordo con questa sua scelta. Per quanto riguarda il padding, non ce n'è stato più bisogno, perché poi nel momento in cui è stato fatto un gonnellino di piume era una cosa superflua che poteva semplicemente solo dargli fastidio. È molto figo, mi piace molto. Non voglio parlare troppo presto, ma non ha sofferto particolarmente e non mi sta dando particolarmente fastidio. Sorridi. Voglio capire cosa si prova a tenere le ciglia finte. Ride. Ho solo paura di una cosa, chiudi. Abbiamo lo stesso occhio, che bello. Porca miseria, gemelli di occhi. Quindi significa che questi bisonti sono tre ciglia, eh? Da aprire? Sì. Non si apre. Vado in su. Ma copre tutto il make up? No, vanno più piccole. Ecco, questa prova mi serviva. Vedi, ho detto di provare. E in realtà allora io ho finito, se non devo mettergli le ciglia. Allora posso fare pipì, ragazzi, ce la faccio più. Sì, no. Tu hai la responsabilità di far capire quanto è difficile quest'arte, per quanta preparazione c'è dietro. Ore di trucco, ricerca dei materiali, costumi nuovi. Oggi io mi posso permettere di avere uno stilista o un parrucchiere che mi crea le parrucche, certo, o un designer che mi fa i gioielli. Ma io quando ho cominciato andavo nel mercatino dell'usato a comprare le cose che costavano di meno. Avendo 15 anni non avevo un lavoro, sono partita davvero da niente. I miei piccoli lavoretti, le cose, iniziavo a comprare le parrucche, i vestiti. Non avevo inizialmente una mamma drag, come capita la maggior parte le drag queen italiane, che potevano indirizzarmi e spiegarmi come fare. Sono partita da zero. Molti costumi non si trovano sul mercato, cioè devi comunque farteli fare da qualcuno, oppure devi comprare degli abiti da donna, ma con la mia taglia è un po' difficile. Non ho mai indossato però le cose comprate così com'erano, perché se tu vai a comprare un abito da donna in un negozio, e ci sono abiti molto drag nei negozi, sì, il pubblico vede che tu stai indossando l'abito che magari il giorno prima ha visto in vetrina, perdi quella dimensione di spettacolo. Una delle caratteristiche principali dell'essere una drag è l'arte di arrangiarsi. Creare dal nulla, anche da un sacchetto della spazzatura, anche da una busta di plastica, qualcosa di assolutamente stravagante che faccia sognare. Anche le scarpe pensavo comunque di abbellirle un po'. Ok. Quel bianco spara un po' troppo, quindi magari... Beh, ma perché le ho comprate in America, per quello sì, spara. Esatto. Dio mio. Il fatto di vedermi, porca miseria, se io mi mettessi così, oh, mi verrebbe molto più facile, perché mi sono tagliato la testa nel riflesso dello specchio. E già sei più donna. E l'importante sarà non cadere. Per quanto abbia fatto tantissimi cosplay, ma alla fine era un mio modo di interpretare un personaggio. Esatto. Qui è proprio un'altra persona. È proprio un'altra cosa, esatto. Quello chiamiamolo così, Mr. Hyde della situazione. È Mr. e Miss Hyde. Miss Hyde, sì, è vero. Che non sarebbe neanche un nome carino. Nessuno ci ha mai pensato, in realtà. Nessuno ci ha mai pensato, non esiste. E non solo devo camminare tacco punta, ma non devo manco camminare come camminerei io. Cambierei così, o no? Oh, allora, culo, perché sputo il tabacco. Invece no, anche la camminata è una cosa che devo trovare. Oddio, Gesù. Vedi che stai già scolettando in maniera naturale? Sta migliorando? Guardo dritto adesso, non guardo... Perché se mi guardo il porco di... lo so, mi spiace Paolo, dovrei tagliare, ma io è istintivo. Ah, Kingdom Hearts. Sono il Conde Dragon, una minghia! È tullato pure il mantello. Però vai, cammina. È vero, devo camminare questo coso. Dov'è? È tu. Allora, la camminata comincia a esserci. Sono venuto a rapire il tuo primogenito. Ci ho provato un po' a cercare la voce di quella che sarà, ma ho bisogno di vedermi. Avendo anche un po' la formazione professionale del doppiaggio, se io non vedo chi sto doppiando, difficilmente riesco a far uscire qualcosa. Quindi quando mi vedrò allo specchio, molto probabilmente, anzi sicuramente, uscirà la sua voce. Sei contento? Molto, mi piace tantissimo. Quando lo levo, farei così.
fare ciao nonna, sono io, Anastasia. E lo levo così e poi vado avanti così. Ah, mi hai dato la scossa, piccolo Pikachu. Abbiamo parlato anche un po' del colore e anche un po' a seconda del colore dei capelli, perché comunque era una cosa che giustamente doveva funzionare tutto insieme. Quindi nel momento in cui poi lui aveva deciso di essere una drag rossa, allora abbiamo cercato un colore che comunque stesse bene, ed è venuto fuori il blu, che ha diversi significati per lui. Il colore preferito di Maurizio è il blu, si vede, ed è un colore che tra l'altro gli sta molto bene, c'è un significato molto più profondo, perché il blu è il colore preferito della mamma di Maurizio. Anch'io ho perso un genitore e sono contenta per lui che in un certo modo abbia dato un ulteriore saluto alla mamma. Io sapevo che per lui era importante, quindi è un colore su cui non abbiamo mai discusso. È difficile trovare il proprio personaggio, perché ognuno di noi è un personaggio diverso. Quando si inizia a fare la drag è la cosa più complicata da trovare. Una volta che uno crea una sua identità, riesce ad arrivare al pubblico. Chi sei? Chi sei? Chi sei tu? Quale? Quale sei? Cosa sei? Chi sei? Sono te? Sono te? Perché lo sai che sono te, ma più leggera, più leggera, più libera, più sti cazzi. Cosa che tu non sai fare, tu non sai fare sti cazzi, lo dici a tutti, dici ma sì, sti cazzi, però poi non lo fai. Perché ci pensi, ci ripensi, invece io non ci penso. Io sono i tuoi sti cazzi che tu non riesci a fare. Dici ma non fai. Dici sti cazzi, non fai sti cazzi, perché poi ci pensi, ti arrabbi, ti nervosisci e non lo fai, lo dici agli altri, dici sì ma sti cazzi. Però tu no, e io sì, e io sti cazzi. Forse proprio perché sono una sera sola, sono il più grande sti cazzi della tua vita. Perché sono una volta solo al passo e poi non ci sono più. Quindi tu, Maurizio, non sai fare sti cazzi, avrai l'onore, l'onere di affidare a me sti cazzi. Li faccio io. Non ti preoccupare. Nella prossima puntata. Provare, provare e ancora provare. Siamo agli sgoccioli e ho solo 3 giorni per imparare la coreografia e infine dire addio alla mia amata barba. Sto vedendo se lui mi dà i suoi peli per la barba, così metti in testa, così lui si toglie la barba e io ho più capelli.